Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo sesto, sempre di Giovanni. In realtà saltiamo proprio due versetti che però sono un po' importanti, ve li leggo perché i giudei si mettono a mormorare, diciamo così, e dicono, insomma, perché costui ha detto io sono il pane disceso dal cielo? E dicevano, costui non è forse il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire sono disceso dal cielo? Quindi la questione è anche molto, cioè la questione è molto grande, è la questione dell'incarnazione. Scusate, giro un po' la telecamera. È la questione dell'incarnazione, è questo che loro non riescono ad accettare, non riescono a capire. E quindi è la questione dell'identità di Gesù, come può costui che noi conosciamo e che è uomo dire di discendere dal cielo, no? È una questione grande, centrale nel Vangelo e centrale nel Vangelo di Giovanni che ha iniziato con quelle parole che Dio si è fatto carne, eh? E poi si va avanti così. Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Mi piace questa espressione, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. È bella questa espressione perché ci dice qualcosa anche della nostra testimonianza, che ci si converte a Dio, si vive di Dio, non per semplicemente convinzione mentale, né per buona volontà, ma per attrazione, perché eventualmente ci sentiamo attratti da Gesù, attratti dal suo modo di vivere, attratti dalle sue parole, attratti dai suoi gesti, e allora questa attrazione ci mette in movimento, ci attira. Bello, no? Questa cosa qua. Tutti saranno istruiti da Dio, tramite quella voce, che è la voce dello Spirito Santo. Se qualcuno di noi ha fatto, speriamo di sì, esperienza di Dio, ecco, ci sono dei momenti in cui tu senti che, appunto, questo rapporto e questo sentire, questa attrazione, non te li stai creando tu, non dipendono da te. A me capita soprattutto quando appunto medito il Vangelo, oppure quando ne parlo, soprattutto la domenica, quando c'è il contesto celebrativo e chiaramente non sei di fronte a una telecamera come adesso, ma c'è la presenza del popolo di Dio, no? Di sentire che, insomma, quelle parole che tu pronunci, che dici, non sono solo parole tue, ma che vengono da più lontano. E quando tu invochi lo Spirito Santo, questo lo puoi effettivamente sperimentare. Tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Colui, perché viene a me, però, scusate, non perché qualcuno abbia visto il Padre, Dio nessuno l'ha mai visto, ma lui lo ha rivelato, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo. Disceso dal cielo, lo ripete, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, la mia carne per la vita del mondo. Qui c'è già l'esperienza appunto della croce che noi vediamo in questo tempo di Pasqua alla luce della risurrezione, quel pane dal cielo, un chiaro riferimento per i primi cristiani, ma per noi all'Eucarestia, ma è un chiaro riferimento a bene. Allora, voi mi rifiutate, qui c'è qualcosa di straordinario, no? Rifiutano di credere a Gesù, cioè che questo uomo, proprio perché lo conosciamo, e ovviamente non è scontata la cosa, perché insomma capitasse anche a noi, sappiamo che è difficile, no? Se una persona che conosciamo si dice, insomma, dice di venire da Dio e di essere figlio di Dio, questa cosa qui non sarebbe semplice e non lo è per nessuno. Però di fronte a questa incredulità, Gesù risponde, beh, io darò la vita lo stesso, io darò la mia carne. E questa gratuità, questa immensa gratuità, questo amore di Dio sono
Cioè è così che reagisce Dio, reagisce non dicendo: ah sì, allora insomma vi faccio morire tutti, allora vi punisco, allora ne faccio qualcosa. No, no, allora io do la mia carne per voi. Chissà che almeno questo vi convincerà. Ecco, poi non convincerà neppure quello, però. Ok, sono andato un po' lungo. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, allora, intanto potete vedere di alle mie spalle dei bimbi che giocano a calcio. Siamo ritornati a fare gli allenamenti e questo è bello vedere i bimbi in cortile. È bello vedere che anche proprio in questi giorni sono anche aumentati di parecchi i bimbi che vengono al doposcuola. C'è voglia e c'è bisogno di trovarsi insieme. E voilà, dai, questo qui sono già due belle cose, no? Evviva questo cielo azzurro alle mie spalle. Ale, buona giornata a voi.